Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F1 2022. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Silverstone della stagione 3. Stagione 3 che sembra molto equilibrata per quanto riguarda la lotta per il titolo. Abbiamo Verstappen e Gasly che sono a pari punti, Hamilton è terzo, staccato di 15 lunghezze dai due leader. E poi ci si aspetta in teoria una ripresa da parte delle Ferrari con Russell che comunque è quarto in campionato. Lui tecnicamente in lotta per il titolo ci può ancora tornare, Leclerc ancora in alto mare. E ci si aspetta anche qualcosa da Lando Norris con una Red Bull che ha iniziato la stagione in uno stato di forma veramente miserabile, ma ora sta migliorando sempre di più e non ha neanche un distacco esagerato. Insomma, lotta per il titolo veramente apertissima. Noi siamo nella prima metà nella prima pagina della classifica. Siamo andati a punti per ora 3 volte in 6 occasioni e poteva essere zona punti, insomma, anche nella scorsa gara in Canada. Il problema è, anzi, ci sono stati due problemi. Il primo è che mi hanno disintegrato la macchina, hanno passato tutta la gara a tamponarmi di continuo. Ha iniziato Schumacher già al primo giro, poi ci ha pensato Bottas a tirarmi una cannonata clamorosa, era dietro di 50 metri, non ha frenato, mi ha colpito dietro. Senza che io potessi fare assolutamente niente per evitare il tamponamento, l'unica cosa che potevo fare era non frenare neanche io, andare dritto. Questa era l'unica cosa che potevo fare per evitare il tamponamento di Bottas. Bottas quindi mi ha disintegrato la macchina, distrutto il fondo e danneggiato gravemente anche l'ala posteriore e il diffusore, se non sbaglio. E poi a mettere tutti d'accordo ci si è messo pochi giri più tardi, quando la gara era già distrutta, ci si è messo anche un guasto tecnico. Quindi insomma, mi metto il cuore in pace. La gara ero comunque destinato a non finirla, insomma. E niente, ora si arriva qui a Silverstone, dove ho delle aspettative abbastanza alte perché come motore siamo messi bene. La macchina, nelle gare come Azerbaigian e Canada, nelle gare dove il motore è molto importante, ha dimostrato di andare forte. Quindi mi aspetto anche a Silverstone, di essere competitivo. Non credo di essere in grado di lottare per la zona punti anche in una gara normale senza safety car o senza stravolgimenti, però mi aspetto comunque di stare al passo, ecco. Anche perché per quanto riguarda la cronologia progressi, abbiamo sopravanzato la Williams, quindi dopo non so quante gare non siamo più la peggior squadra in griglia, perché ora è la Williams, incredibile, Williams che aveva iniziato il campionato che era tipo la terza miglior macchina in Australia e ora sì, non ha sviluppato niente praticamente dall'inizio della stagione. L'abbiamo sorpassata, abbiamo praticamente raggiunto anche l'Aston Martin, quindi abbiamo una macchina competitiva come non l'abbiamo mai avuta da chissà quanto tempo. Per quanto riguarda il vertice della graduatoria, la Ferrari ha sopravanzato la McLaren, quindi ora è la seconda forza in campo. Red Bull quarta forza, migliora anche lei, ma è ancora abbastanza distante dalle prime tre. E per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, abbiamo ben 3047 punti da poter spendere. Io ne spenderei, mi sa che no, non è questo qui, il telaio è l'unico reparto dove non ho i metri di fare upgrade. Ne spenderei 1394 per questo upgrade di deportanza posteriore. Arriverebbe sempre comunque dopo il GP di Austria, qualunque approccio vado a scegliere, insomma. Facciamo così: un upgrade lo facciamo con l'approccio standard e l'altro con l'approccio velocizzato. Vedrete che, visto che l'approccio standard è buggato, o non arriva nessuno dei due, oppure arriverà solo l'upgrade con l'approccio velocizzato. Vediamo. Adesso faccio l'approccio standard per questo upgrade qui dell'alo e facciamo l'approccio velocizzato invece per quest'altro upgrade di motore. Dell'efficienza carburante, l'ultimo upgrade che possiamo acquistare, o meglio, poi c'è anche questo qui che si sblocca dopo aver preso appunto questo regolatore di flusso carburante. Questo qui, allora facciamo l'approccio velocizzato, vedrete che o arriva solo questo o non arriva nessuno. Vedrete che è così, perché l'approccio normale è buggato. Dopo il primo tentativo qui in qualifica sono in penultima posizione davanti alla Tifi. Tempo sul giro sicuramente migliorabile, poi ho un altro run a disposizione chiaramente per migliorare il mio tempo. Qui in qualifica ricordo che dallo scorso GP del Canada la qualifica è diventata a sessione unica, c'è solamente una sessione da 18 minuti che deciderà l'intera griglia di partenza, non ci sono più Q1, Q2 e Q3, questo per ovviare al
all'errore clamoroso degli sviluppatori che hanno assegnato al giocatore solamente due set di gomme morbide da usare per tutte le qualifiche. Quindi se hai Q1, Q2 e Q3, nella migliore delle ipotesi fai Q1 con un set di morbide, il Q2 con un altro set di morbide e il Q3 ti ritrovi a farlo con le medie o con le hard. A parte che poi uno nel Q1 dovrebbe poter fare due run. Gli avversari fanno benissimo due run nel Q1 e poi nel Q2 hanno ancora gomme nuove. Quindi vuol dire che gli avversari hanno ben più di due gomme nuove, morbide, per le qualifiche. Per ovviare a questo problema ho dovuto per forza cambiare le regole a stagione in corso e fare questa qualifica quindi a sessione unica. Mi sto migliorando di circa due decimi, salgo di un'altra posizione davanti anche a Sebastian Vettel, ma penso che si possa fare ancora un po' meglio. E invece no, non si può fare un po' meglio, perché evidentemente ho dei danni al fondo. Non mi Si è vede dalle assolutamente risposte del radar. sembrato di avere danneggiato il fondo, il radar dei danni non si è mai illuminato, l'ingegnere non mi ha mai detto niente, e ora torno ai box e scopro che c'è un danno al fondo, il cui tempo di riparazione è superiore al tempo rimanente di questa sessione, quindi purtroppo qualifiche finite. Sì, ma il gioco mi deve dare l'occasione, l'opzione di non riparare i danni e fare un altro run, cioè non è che ho la macchina distrutta, una macchina comunque, cioè, non mi ero neanche accorto di avere questi danni qua. Il gioco ti deve chiedere, vuoi riparare questi danni oppure no? Cioè, boh. E niente, quindi finisce così la qualifica. Vettel sicuramente si migliorerà. Latifi si deve migliorare di tantissimo. Vedremo un po'. Sì, alla fine si è migliorato anche Latifi. Io mi qualifico quindi in ultima posizione a oltre 4 decimi nei confronti di Nico Hülkenberg. Secondo me anche con un run in più, nella migliore delle ipotesi andavo a eguagliare o superare di poco il tempo di Hülkenberg, ma non avrei penso potuto fare meglio di 21esimo, onestamente. Non avevo tutto questo gran margine per fare chissà cosa, poi addirittura avrei dovuto migliorarmi di un secondo già solo per fare 18esimo. No, e qui evidentemente siamo molto inferiori agli altri. Strano, pensavo di essere molto più competitivo di così, visto che come motore siamo messi bene, però i dati invece dicono che sia io che Hülkenberg siamo molto indietro, e questa è quindi la griglia di partenza definitiva della gara. Non c'è, ripeto, Q1, Q2, Q3, sessione unica, e quindi Charles Leclerc ottiene la pole, per una volta non la fa Pierre Gasly, che comunque si qualifica in seconda posizione, Russell terzo. Chissà che questa possa essere la gara un po' della ripresa per quanto riguarda la Ferrari. Abbiamo poi Hamilton in quarta posizione, Daniel Ticktum quinto, Yuki Tsunoda, gran qualifica per lui, si qualifica in sesta posizione. Poi abbiamo Zhou settimo, Verstappen solamente ottavo a 8 decimi. Non ha evidentemente trovato un giro pulito, perché la prestazione è decisamente al di sotto delle sue possibilità. Nono Ricciardo, decimo Norris, quindi Ricciardo addirittura batte Lando Norris, anche per Lando non una qualifica eccezionale. Abbiamo poi a completare la griglia Sainz, Ocon, Schumacher, Schwarzman, Bottas, Magnussen, Albon, Vettel, Latifi, Stroll, Hülkenberg e poi io in ultima posizione. Questa chiaramente sarà la griglia di partenza, al netto di eventuali penalità in griglia. Strategia di gara: pare non esserci dubbio sul fatto che la tattica migliore è una tattica a sosta singola con soft più medie. Facendo due soste, il tempo totale di gara sarebbe 20 secondi più alto, e facendo una sola sosta ma con medie più hard, comunque saresti più lento, si andrebbe più piano. Ecco qui 25 giri con una, 27 con l'altra. Vedete, comunque si perderebbero comunque oltre 15 secondi nel tempo totale di gara. Quindi si va di soft più medie. Vediamo un po' gli avversari che cosa scelgono di fare. Tutti con le soft, tranne Schwarzman che sceglie le hard. Sì, sì, è l'unico. È l'unico Robert a non scegliere di partire con le gomme soft. Molto bene, tutto è pronto per la partenza del Gran Premio di Silverstone. Si accendono i semafori, si spengono. Sembrerebbe un discreto spunto, anche se non riesco a tenere dietro Mick Schumacher. Ho patinato molto anche quando ho acceso l'ERS. Occhio qui che ci potrebbero essere dei rallentamenti. Prendiamoci un po' di margine di sicurezza. Non dimentichiamo che qualche fila più avanti c'è un'Alfa, quella di Schwarzman, che ha le gomme hard, quindi soprattutto nelle prime fasi di gara farà veramente fatica a stare al passo con gli altri piloti che hanno tutti le soft. Potrebbe causare anche qualche delirio, qualche impedimento. Li porto intanto in 19ª posizione, passando anche Latifi e Hülkenberg.
oltre chiaramente a riprendermi la posizione su Mick Schumacher. No, qui volevo vedere se c'era la possibilità di affiancarmi a Vettel, decisamente no. Vediamo qui il replay dal... Mamma mia, come ero storto, avete visto come ero storto in griglia? Lì in fondo comunque partono le vetture, vediamo qui cosa succede nelle posizioni di vertice. Leclerc tiene la prima posizione, attenzione lì dietro a Gasly, insediato da George Russell. Sono ruota a ruota il pilota francese della McLaren e l'inglese della Ferrari, che corre fra l'altro qui sul GP di casa. Alla controcurva a favore, George Russell riesce quindi a prendersi la seconda posizione, e 1-2 Ferrari dopo lo start. Sembra promettere decisamente bene questa gara per le rosse di Maranello. Pierre Gasly quindi è in terza posizione, seguito da Lewis Hamilton e poi Yuki Tsunoda quinto. Grande prestazione, grande partenza finora del pilota giapponese. Abbiamo poi Daniel Ticktum in sesta posizione, Max Verstappen qui che cerca subito di risalire, è in lotta con Sainz, lo scavalca per prendersi il settimo posto. Poi abbiamo Sainz, Ricciardo e Zhou a completare la top 10. Oh mamma mia, come ha frenato in anticipo Sebastian Vettel. Sono andato tipo a 1 millimetro dal tamponarlo in pieno. È perché sì, davanti c'è Schwartzman, che ha dei punti di frenata tutti suoi, insomma, con le gomme hard. Ho rischiato veramente tanto. Fortunatamente non c'è stato contatto. Ora però devo cercare anch'io di passare Schwartzman il prima possibile. Lì intanto ci sono tre piloti che ci stanno picchiando lì davanti. C'è forse Vettel che prova qui a riaffiancarsi. Attenzione, esce molto meglio di me. Potrebbe riprendersi la posizione. Attenzione, arriviamo verso Cops. Ruota ruota, io sono anche tappato qui da Schwartzman. Con Vettel ancora aggressivo Sebastian. Dovrei avere il favore di traiettoria io, però. E infatti, Seb si accoda definitivamente. Beh, mica tanto. Ci stava provando ad affiancare già all'altro lato. Ok, ora è dietro. Ora è dietro. Mi posso concentrare esclusivamente su Robert Schwartzman. Vediamo se c'è il margine per attaccare Robert con Zhou, che ha perso tanto terreno. Il cinese evidentemente è rimasto un po' intruppato in quelle battaglie che stavano facendo. Riesco in un modo o nell'altro a passare Robert. Attenzione qui, lotta fra le due Ferrari con George Russell che prova ad attaccare Charles Leclerc, forte anche dell'utilizzo del DRS. Leclerc non molla, gli rimane affiancato all'esterno, c'è stato forse anche un contatto fra i due. Occhio a Gasly che potrebbe approfittarne, anche Pierre subito lì dietro come potete vedere. Leclerc, mamma mia, come resiste all'esterno Charles Leclerc. Russell comunque corretto, gli dà spazio e Gasly non ne può approfittare perché ha le due Ferrari fiancate che gli fanno da muro praticamente. Dovrebbe essere un sorpasso piuttosto facile questo sul cinese, che ha anche l'alettone anteriore danneggiato. Ecco che lo va, vai, contatto, contatto. Forse l'ho stretto io, forse qui. Ma stavolta mi sa che è stato un errore mio. Pensavo di averlo già messo completamente dietro. Sì, stavolta colpa mia. Tanto lui l'aveva già danneggiata. E ora però ho quasi 3 secondi di ritardo nei confronti di Lance Stroll qui davanti. La cosa positiva è che ho un HERS così tanto, con così tanti upgrade, che io praticamente lo posso utilizzare quando voglio, quanto voglio, e resta sempre quasi al massimo della carica. Quindi voglio vedere se utilizzando l'HERS, praticamente come se fossi in qualifica, se riesco ad avvicinarmi, ma è comunque difficile perché Stroll è attaccato al pilota davanti e ha chiaramente il DRS e la scia lungo i rettilinei. Ma invece decisamente non ne ho per stare al passo con i piloti davanti, mi guadagnano veramente tanto. È strano perché davanti a Stroll c'è Albon, che è una Williams. In teoria la Williams ora è inferiore alla mia macchina. Non dovrebbe guadagnarmi così tanto Albon con una macchina inferiore. E Albon mi sa che non ha neanche il DRS su qualcuno che è lì davanti. Oh, problema tecnico per Stroll. Problema meccanico per Lance Stroll. Quindi forse ora rispetto a Lance dovrei essere in grado. Ah, ma si sta proprio ritirando. Sta proprio ritirando Lance, eccolo qui. Pensavo fosse uno di quei problemi tecnici che fanno solamente perdere qualche decimo al giro. Vettel, fra l'altro, perde una marea di tempo dietro a Stroll, ma perché non lo passa? Perché? Ah, ma è una foratura, l'anteriore destra. Non è un guasto tecnico, ma è una foratura quella di Lance Stroll. Quindi non è fuori gara, sta tornando ai box. Eh sì, alla faccia, diciamo,
delle forature iperrealistiche di cui tanto si vantavano nei trailer, con le gomme che venivano dilaniate, squarciate e tutto quanto, proprio come nella realtà. Cioè, all'atto pratico, la foratura è praticamente la gomma che vibra, che sembra soggetta a un glitch grafico che la fa vibrare. Mentre nei trailer lì si vedevano tutte quelle deformazioni, quei deciappamenti, i tagli, che... Boh, io qui c'ho i dettagli massimi, quindi in teoria questo è il meglio che il gioco sa offrire. E comunque non capisco perché Vettel non abbia passato Lance Stroll. Ok, c'erano bandiere gialle, e sotto bandiere gialle è evitato un sorpasso, ma se le bandiere gialle sono dovute a un pilota che sta andando pianissimo, è chiaro che quel pilota che va piano lo puoi superare. Cioè, tu sotto gialla non puoi passare i piloti che vanno a ritmo normale. Ma se c'è un pilota che ha evidenti problemi tecnici e sta andando piano, tu lo puoi passare anche sotto bandiera gialla. Oh Seb, facciamo una bella cosa. Facciamo che io ti faccio passare, così tu non perdi tempo dietro di me. E io miglioro anche il mio stesso passo sfruttando TC e DRS. Facciamo così. E Seb, vogliamo collaborare un po'? Ho perso il DRS da Seb, ma ce l'avrò nei confronti di Yuki Tsunoda, che mi rientra appena davanti alle gomme medie, no? Quindi mi sa che sono su una sosta anche questi qua. Forse farei bene a fermarmi anch'io, perché veramente non sto in pista. Non sto in pista con, cioè, con queste gomme qua, veramente non ne hanno più. Quindicesimo giro, siamo a ridosso del pit stop. C'è Russell incollato a Charles Leclerc. Potrebbe provare qui l'attacco. Ci prova all'interno Russell. Mamma mia, e Russell evidentemente vuole guadagnarsi il diritto di fermarsi per primo, andando a sopravanzare il compagno di squadra Leclerc, che però l'ha respinto. C'è stato forse anche un contatto, che mi sembra che il flap di Russell sia leggermente scheggiato. È un contattino piccolo piccolo c'è stato, comunque. E Gasly sempre lì dietro, sempre lì pronto ad approfittare di un possibile disastro da parte dei due piloti Ferrari. Attenzione che qui ora abbiamo un altro punto di sorpasso, dove Leclerc potrebbe forse perdere anche due posizioni, perché non avrà DRS contro Russell e Gasly invece che ce l'hanno. Vediamo cosa succede qui in questo rettilineo. Gasly non sembra abbastanza vicino, invece Russell decisamente ne può approfittare, va a dare una ruotata a Charles Leclerc, che però ancora resiste all'esterno. Incredibile duello questo fra i due piloti Ferrari. C'è anche Gasly, che stavolta ne approfitta, perché arriva lungo Russell. Autogol Ferrari, quindi aveva i due piloti in prima e seconda posizione, e ora va a regalare il secondo posto a Pierre Gasly per colpa di questo errore di Russell. Mi sa che Hülkenberg si sta ritirando. Ah, problema per Nico. Problema tecnico per Nico Hülkenberg, peccato. E tanti piloti si stanno fermando ora. Evidentemente il degrado delle gomme è più alto del previsto anche per gli altri. Gomme medie. Per arrivare fino al traguardo ci sono alcuni piloti che hanno scelto invece le hard, quindi alcuni non si fidano neanche della durata delle gomme medie. Sedicesimo giro, il team Ferrari prova a raddrizzare un po' la gara di George Russell dopo il sorpasso che ha subito da Gasly, facendolo fermare per primo, facendogli quindi fare un undercut su Pierre e anche su Leclerc. Attenzione che Russell potrebbe anche balzare in testa alla gara quando si fermeranno anche Charles e Pierre. Tutto dipende da come sarà questo suo primo giro con gomma nuova, ma ancora non in temperatura però, e bisogna anche vedere se rientrerà nel traffico oppure a pista libera. Sembrerebbe a pista libera George Russell. C'è però comunque il problema delle gomme ancora non in temperatura, quindi non può spingere al massimo, almeno nelle prime curve, non potrà guadagnare più di tanto nei confronti di Leclerc e Gasly. Attenzione Gasly qui, prova l'attacco su Leclerc addirittura all'esterno. Pierre Gasly con Charles Leclerc, che stavolta resiste all'interno, quasi il contatto, i due, grande! Grande manovra di Gasly, che passa Leclerc, che vanno entrambi ai box. Con Leclerc che si fa beffare proprio poche centinaia di metri prima del pit stop, strepitosa manovra di Pierre Gasly, che con Russell insomma aveva approfittato di un errore dell'inglese, ma qui ha fatto veramente un gran sorpasso. Ora vediamo i meccanici se riescono a ribaltare la situazione, a restituire la posizione a Charles Leclerc oppure no. Vediamo qui, riparte Pierre e riparte dopo Leclerc, quindi ancora davanti Pierre Gasly. Però c'è da vedere anche il confronto con Russell, che ha fatto un giro di undercut. C'è anche da vedere Russell,
Dov'è George nei confronti degli altri due? Mi sa che è dietro, perché passa ora al traguardo. Russell. La telecamera non aiuta bene a capire. È davanti a Leclerc però Russell, è davanti a Leclerc, è in mezzo a Pierre e a Charles. E occhio che con gomme già in temperatura potrebbe avere un'occasione di attacco nei confronti di Gasly e a tre decimi. Non riesco a inquadrarli, ecco qua, inquadrarli tutti e due. Sì, vabbè, nella stessa inquadratura. Non arriva l'attacco qui. George Russell, mi sa che ormai la sua superiorità di gomma è destinata a finire molto presto perché Gasly le gomme le mette in temperatura, insomma, l'occasione era quella probabilmente. Beh, ancora vicino qui comunque, ancora vicino qui, due decimi di distacco, vediamo. E non ci prova neanche, si fa vedere timidamente all'esterno Giorgio, ma non ci prova neanche qui, c'è anche una perdita di aderenza al posteriore. Questa era l'occasione, doveva provarci deciso all'interno, invece si è appena appena fatto vedere all'esterno. Senza neanche tanta convinzione. Sta uscendo dai box Sebastian Vettel, mi sa ancora davanti. E lui aveva tratto vantaggio dal DRS nei confronti dei piloti con gomma media che lo avevano appena superato, lo vedevo dalla minimappa che era lì attaccato a Hamilton e gli altri. Per questo quindi che non ha perso molto, poi io anche nel primo giro sono andato piano che avevo le gomme fredde. Per ora c'è lui le gomme fredde, almeno per questo giro potrei riuscire a prendermi il DRS nei suoi confronti. Daniel Tictum è l'ultimo dei piloti di testa a fermarsi, subisce quindi un undercut un po' da tutti e perde tanto. È addirittura ottavo Daniel Tictum. È addirittura ottavo e ha gomme che sono di 3-4 giri più nuove rispetto a quelle degli altri piloti, quindi non è che ora recupera il tempo perso con gomma più nuova, perché non ha gomma più nuova. Cioè, due o tre giri qui veramente non contano niente. Si ferma già ora Schwartzman, lui che era partito con le hard. L'ha fatto durare praticamente tanto quanto noi abbiamo fatto durare le soft. E mette le medie con cui arriverà fino al traguardo. Beh, effettivamente se le hard sono così lente, non ha senso tenerle ancora di più, se con le medie puoi arrivare fino al traguardo, montandole già ora. Occhio Russell, sempre vicino qui nei confronti di Pierre Gasly, stavolta sì che ci prova all'interno, deciso, c'è il contatto, si toccano con Leclerc che potrebbe approfittarne, vediamo ora Charles che prova qui all'interno nei confronti di Russell, che inquadratura schifosa. Che propone sempre il gioco, ruota ruota fra le due Ferrari con Leclerc all'esterno, che mi sa che va a completare il sorpasso, no? Perché c'è ancora Russell affiancato. Occhio qui che questa curva non è molto adatta da percorrere in due affiancati. Ancora Leclerc completa il sorpasso. Qui non si è visto niente. Qua veramente le telecamere televisive di sto gioco fanno veramente pena. E solo che ora Gasly se n'è andato. Gasly li ha salutati e gli ha tolto il DRS, però. E sì. Dopo un lunghissimo inseguimento abbiamo quasi raggiunto Albon, io e Sebastian Vettel, solo che Seb negli ultimi giri sta facendo veramente tanta fatica a guadagnare su Albon quei pochi decimi che gli consentirebbero di avere il DRS. Forse dopo così tanti giri le gomme hard di Albon stanno iniziando a diventare più efficaci delle medie che abbiamo noi, i nostri tempi comunque sono stabili, non abbiamo avuto nessun grosso drop prestazionale e il nostro best lap è a, diciamo, meno di un secondo dal giro record assoluto della gara, quindi stiamo comunque andando molto forte io e Vettel, però forse si sta riprendendo anche Albon ora come tempi. Occhio che al prossimo rettilineo Vettel potrebbe provare l'attacco su Alex Albon, gli è praticamente incollato ed è importante non perdere contatto con Sebastian Vettel nel sorpasso che andremo a fare su Alex Albon, vediamo, perché Vettel ce la potrebbe fare, mentre io invece sono molto più lontano. E ci provo, però no, ha accennato un attacco timido timido all'esterno, Seb. Non ci ha neanche provato. Gli rimane dietro, quindi per ora. Ha un'altra occasione Sebastian Vettel, mentre lì davanti sembrerebbe che ci sia Zhou addirittura. Stiamo doppiando Zhou, che a quanto pare ha avuto il problema tecnico e non l'ha ancora risolto. Ora Zhou si frappone
Albon e Vettel, no, ancora non aveva fatto passare. Situazione un po' di rischio. Quindi Zu si è fatto tutta la gara col problema tecnico di cui l'ingegnere ci aveva avvisato nelle prime fasi praticamente. Tant'è che è stato doppiato da noi addirittura, che è tutto dire. Qua che perdo, stavolta un po' meno. Stavolta un po' meno degli altri giri, però serve al DRS giustamente. Serve al DRS, ma dovrei comunque essere in grado di attaccarlo. Vado all'interno nei confronti di Seb, mi vede Seb, mi dà spazio, ancora affiancato, riesco ora finalmente a passare Seb. E poi su Albon dovrebbe essere più facile perché Alex non ha il DRS. Momento ora di attaccare Alex Albon, non gli esco vicino, ma con il DRS non credo che dovrei avere particolari problemi. Guardate quanto guadagno qua in rettilineo. Albon non prova neanche a proteggersi, beh, però prova a rimanere affiancato qui all'esterno e ci riesce anche. Ancora affiancato Alex, attenzione. Ora no, me lo metto dietro definitivamente. Un pelino più difficile del previsto questo sorpasso nei confronti di Alex Albon. Comunque ora mi sono messo dietro anche lui e li lascio quindi dietro di me a combattere per il 15° posto, sempre che. Beh, però il rettilineo vado forte. Col DRS mi sa che non mi passa, non è che col DRS in rettilineo, perché se attivo l'ERS non mi dovrebbero guadagnare nulla. Ultime curve per noi, ultime curve. Stiamo avvicinando a quello che è l'ultimo punto di sorpasso rimasto. È vicino, è vicino. Ah, un errore qui, un errore qui. Vado sul cordolo. Danneggio ulteriormente il fondo e offro forse un'occasione di sorpasso ad Albon. Riesco però a respingerlo. E ora c'è Vettel. Ne ha approfittato Vettel per passare Alex. Ma sono ormai le ultime due curve. Sono ormai le ultime due curve. Riesco, nonostante questo errore nel finale, a tenere il 14° posto. Ho ulteriormente danneggiato il fondo, ma ormai la gara è finita. Proprio l'ultimo giro vado a sbagliare. Mamma mia, che rischio. Sì, vediamo questa fase concitata qui, proprio all'ultimo giro, vedete, sono andato con due ruote sull'erba e con il fondo a cavallo del cordolo. Ho perso quindi velocità sul dritto, sono stato attaccato da Albon all'esterno, che poi guardate quanto ho perso qui. Forse l'ho respinto in maniera un po' troppo rude, al buon Alex Albon, ma vabbè, eravamo all'ultimo giro, mancavano due curve alla fine della gara, porca miseria. Insomma, un po' di cattiveria qui insomma, ci sta. E quindi finisco davanti comunque a Seb e ad Alex. Andiamo qui dall'onboard di Seb. Ma non è neanche allargato più di tanto, eh. Cioè non c'è neanche stato il contatto fra noi. Sembra quasi più Albon che ha quasi perso il controllo della macchina, andando magari sullo sporco all'esterno. Vediamo qui anche l'onboard dell'anglo thailandese. Contatto non c'è. Ehi, qui no, qui è lui. Qui è lui che ha avuto un controllo, ha avuto una perdita di controllo. Non c'è stato assolutamente contatto fra noi e lo spazio gliel'ho dato, è lui che ha perso la macchina per un attimo. E niente, alla fine quindi le Ferrari non ce la fanno, erano in 2 contro 1, ma ha vinto Pierre Gasly lo stesso, con le due Ferrari che comunque ottengono il miglior risultato stagionale, piazzando entrambi i piloti al podio. Sul podio però, insomma, c'era la possibilità di riaprire ancora di più il campionato piloti. Grande vittoria quindi di Pierre Gasly, che prende il largo quindi in classifica. Le due Ferrari, anziché lottare contro Pierre, hanno passato praticamente tutta la gara a lottare fra di loro e alla fine hanno perso. Con Pierre che ne ha approfittato, ha passato Russell sfruttando un lungo di George mentre era in lotta con Leclerc, e ha passato Leclerc con una grande manovra proprio poche centinaia di metri prima di fare il pit, che hanno fatto in simultanea. E poi si è preso quel vantaggio, quel secondo e mezzo circa di vantaggio, quando Leclerc ha passato Russell per il secondo posto, e poi non ha più ridato il DRS ai due ferraristi, e ha vinto poi alla fine con 3 secondi e 4 di margine. Charles Leclerc finisce secondo con Russell terzo. Poteva essere un risultato migliore questo per i due ferraristi se avessero combattuto contro Gasly e non fra di loro. Max Verstappen arriva quarto con il giro record, comunque va in qualche modo a limitare i danni, prendendo solamente 12 punti nei confronti di Pierre Gasly. Va quindi poi nel finale, a passare anche Lewis Hamilton, cioè nel finale,
un po' prima del finale perché ero staccato di 6 secondi, però insomma nel secondo stint di gara insomma ha evidentemente raggiunto e sopravanzato il compagno di squadra Lewis Hamilton. Grande rimonta di Lando Norris che recupera da 19° a 6° finisce solamente a 5 secondi da Lewis Hamilton che partiva quarto in una gara senza safety car e senza neutralizzazione di nessun tipo, quindi ha fatto una rimonta veramente strepitosa Lando Norris con una macchina che è anche inferiore rispetto alla Mercedes, quindi grande, grande, grande Lando Norris. MVP di giornata, sicuramente lui. Finisce davanti, fra l'altro, anche a Ricciardo che gli partiva 10 posizioni più avanti. Poi la zona punti completata da Ocon, Tictum e Valtteri Bottas con Tictum, penalizzato dalla strategia McLaren. È stato l'ultimo pilota a fermarsi ai box. Ha subito un undercut da tutti. E non aveva gomme così tanto più nuove da poter recuperare le posizioni perse per l'undercut, anzi era entrato in pista ottavo dopo il pit, è stato anche passato da Ocon. E poi abbiamo Bottas a chiudere la zona punti, fuori dai punti Tsunoda, Magnussen, Sainz, io, Vettel, Albon, Schwarzman, Schumacher, Stroll, Latifi, Zhou, e l'unico pilota ritirato è purtroppo il mio compagno di squadra Nico Hülkenberg. Beh dai, per me è stata una gara. Insomma, è chiaro che il 14° posto non conta niente, però meglio di così non si poteva fare. Ho ottenuto veramente il massimo che era possibile. È stata una gara molto intensa, nel secondo stint, dove per tipo 20-25 giri, 30 giri mi sa, tipo, ho seguito come un'ombra Sebastian Vettel per arrivare entrambi a raggiungere Alex Albon. E ho rischiato poi di buttare via tutto nel finale con un errore. Fortunatamente ho ottenuto la posizione. Comunque dai, non sono neanche scusate, c'ho la tosse che qua proprio è assurda. Non sono neanche stato doppiato in una gara, ripeto, senza safety car, senza neutralizzazione di nessun tipo. Non sono neanche stato doppiato e non sono neanche stato vicino all'essere doppiato perché mi mancavano ancora 15 secondi abbondanti per subire il doppiaggio. Quindi bene così sicuramente. In classifica abbiamo quindi Gasly che ha 12 punti di vantaggio nei confronti di Verstappen, 30 su Hamilton, 48 su Russell. Beh, non è che abbia riaperto poi più di tanto il campionato Russell, perché comunque è finito dietro a Gasly, si è mai un po' avvicinato alle due Mercedes. Leclerc sale in sesta posizione, ma esattamente la metà dei punti del leader Pierre Gasly. Poi via tutti gli altri, non ci sono modifiche di rilievo per quanto riguarda le posizioni nelle zone di rincalzo, se non Ricciardo che mi supera in campionato, ma Ricciardo insomma con la Red Bull è già incredibile che mi fosse dietro in classifica prima di questo Gran Premio di Silverstone. Per quanto riguarda la classifica costruttori ci sono 22 punti fra Mercedes e McLaren, 66 fra Mercedes e Ferrari, quindi la Ferrari comunque può ancora ambire al campionato costruttori se continua a portare punti pesanti con entrambi i suoi piloti. Poi via tutte le altre squadre, anche qui non cambia niente perché fra Williams, Alfa, Haas, Kvyat Morto, Sportage, Aston Martin, se non sbaglio nessuno è andato a punti praticamente, hanno fatto punti solamente le squadre di prima e seconda fascia. Molto bene, quindi eccoci arrivati alla fine anche di questo Gran Premio di Silverstone. Esco purtroppo dalla prima pagina della classifica di campionato, visto che ci entra Daniel Ricciardo, però insomma ci sta. Abbiamo comunque una fra le macchine più lente in griglia e in una gara senza stravolgimenti, senza safety car, senza niente, non possiamo lottare per i punti. È già andata più che bene questa qui con il 14° posto. Anche se ho fatto fatica a prendere Albon negli ultimi giri, il quale Albon ha l'unica macchina più lenta della mia e mi era davanti fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi, ho perso veramente tanto tempo negli ultimi giri con le gomme soft, che veramente non facevo fatica a tenere la macchina in pista. È lì veramente che ho perso tanto, tanto, tanto tempo ed è per questo che dopo il pit mi sono trovato a tipo 12 secondi di distacco nei confronti di Alex Albon. Li ho poi recuperati grazie al DRS che ho scorcato per tutto il secondo stint a Sebastian Vettel, però senza il tempo perso negli ultimi giri con le morbide, avrei forse potuto ruotare con Albon anche senza sfruttare scia DRS di Sebastian Vettel. Molto bene, quindi per questo GP è tutto. L'appuntamento per il GP di Austria che avrà anche la gara sprint, quindi sarà un weekend di gara veramente scoppiettante. Lì sì che fra gara sprint e gara vera possono succedere degli stravolgimenti che potrebbero portarci a ottenere risultati insperati.